perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti per la prima volta in una reazione ad un hack di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, ragazzi. Quest'oggi andremo a vedere un video dedicato a una forma inedita e quindi non presente in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, ma ideata dall'hacker, del quale ovviamente trovate il video originale in descrizione e nelle schede, di Zeraora, ragazzi. Un Pokémon tanto acclamato dai leaker, un Pokémon tanto spoilerato su YouTube e che con l'annuncio e con il day one ufficiale di questi giochi è stato finalmente portato alla luce. Mi raccomando ragazzi, se volete altre reazioni su Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, lasciate un bel mi piace e sostenete questa nuova stagione, fra tante virgolette, di questa serie, che sicuramente, e spero anche, mi porterà tantissime soddisfazioni. Detto ciò ragazzi, direi di non perderci in ulteriori indugi e di iniziare subito con il video di quest'oggi. Ok ragazzi, eccoci qua. Allora, abbiamo trovato un selvatico, questo Boldore, e oddio, cos'è sta cosa? Oddio, ma è ufficiale di Pokémon Ultrasole Ultraluna o è una roba dell'hacker? Che figata, ragazzi. Raga, questo Pokémon, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Io lo trovo veramente bellissimo. Questa qua ovviamente è già la forma Shadow. Il Pokémon originale ha delle tonalità più sul blu e sul giallo. Però obiettivamente lo trovo veramente fantastico questo Pokémon. Mi piace davvero tantissimo. Quasi mi ricordo una sorta di Lucario per le varie conformazioni. Però è davvero bellissimo, raga. E poi, vabbè, questa forma Shadow è figa. Non c'è che dire, ragazzi. È proprio, proprio bella. Fatta da Dio. Tra l'altro, veramente, cioè, non c'è un errore di... È fatta benissimo rispetto alle altre hack che abbiamo visto, che erano terrificanti, raga. Sembrava veramente che ci avessero il tumore. Carina la maglietta di Chatot. Oddio, cos'è sta mossa? Darkest Latrier? Qualcosa del genere? Oddio, minchia che animazione bellissima, raga. Ora, non so se questa mossa è peculiare sua. Penso di sì, perché questo Pokémon qua dovrebbe essere tipo... Madonna, guardate che figo. Ricorda un po' Lucario. Sembra un misto fra Lucario e Luxray, raga. Quarta hashtag Sindo confirmed. Però, raga, è davvero bello, secondo me. Secondo me è un grandissimo Pokémon. È fighissimo. Lo trovo davvero bello. Nel Pokéyote poi rende tantissimo perché si erge sulle due zampe. Sì, raga, sembra un misto fra Luxray e Lucario. Ok, perfetto. Grande Game Freak. Mamma mia, però. Fatto da Dio. Mi ricorda qualcosa. Non so cosa. Sì, sembra tipo un gatto incazzato, però mi piace sto Pokémon. Tra l'altro farò un po' di tagli, raga, perché il video poi magari, se no, altrimenti risulta monotono, però... Mamma mia, qua Game Freak secondo me si è superata col design di questo Pokémon, perché è davvero bello. Tra l'altro il suo tipo dovrebbe essere Elettrodrago, se non vado errando, vado proprio a intuito. Se non sbaglio sarebbe Elettrodrago questo Pokémon. Oddio, cosa ha fatto? Che posa mistica, raga. Raga, si sta cagando addosso. Cos'è successo? Dai, figliolo, forza, sei fortissimo. Non puoi fare queste cose. Tra l'altro, nella Master Ball qua non badiamo a spese. Eccolo, quella era la versione originale. Qua lo vediamo nel Pokédex. Lo possiamo vedere un po' meglio, raga. Sembra davvero. Tra l'altro, poi noto che prende questa posa che ricorda quasi la posa che prende l'Ikarok forma mezzanotte. Non so se lo ricorda anche a voi, in un certo senso. Che poi si erge poi nel Poké Io e Te. Davvero bello. Oddio, che animazione Forse è di tipo lotta, sapete, ora che ci penso. Forse ho detto una stronzata. Poi vi metterò fuori l'annotazione, ragazzi, perché non sono sicuro in questo momento. Mamma mia, che cosa bella, però. E poi, tra l'altro, Luxray e Lucario, che sono appunto uno di elettro, l'altro di lotta, beh, di acciaio, che sembrano proprio miscelati qua dentro. Cioè, è proprio fantastico. Wow. E questo qua, questo è un po' più tumore, penso. Qua l'abbiamo messo. Sì, questa qua è la versione stand up, diciamo. La versione un po' più fiera. Però guarda per terra, perché evidentemente è triste. Si vergogna di se stesso, però. Però non devi vergognarti, figliolo, sei bellissimo. E nulla, raga, questo Pokémon, fatemi sapere davvero che cosa ne pensate di questo Pokémon, perché io lo trovo davvero spettacolare. Forse quello che hanno introdotto in questi nuovi titoli tra Ultra Creature e compagnia potrebbe essere il più bello in assoluto. Lo preferisco quasi anche ad Ultra Necrozma, sinceramente, perché è davvero figo. È davvero, davvero, davvero figo. Ecco, qua lo abbiamo forse in HD. Mi sembra qua... Ah no, ok, perfetto. Però quel Raticate lì mi sembra particolarmente brillante, ragazzi, non so voi. Eccolo qua, sì, qua diciamo che è un po' fluttuante, però noi non diciamo niente perché è figo e quindi può farlo tranquillamente. Poi con quella coda lì che non viene neanche dal sopraculo, hashtag sopraculo, ma viene tipo dalle spalle, che ok, va bene, sembra tipo i tentacoli di Octopus di Spider-Man, interessante. Ok, perfetto, qua abbiamo, vediamo cosa succede qui.
Nugaz succede. Ok, interessante, davvero. Darkest, non riesco a leggere la mossa, raga. Poi magari metterò uno zoom e comunque il rallentatore. Mi sembra Darkest Latriar, che sarebbe latrato oscuro in teoria. Eccolo qua, Lariat, Darkest Lariat. Darkest tradotto in italiano. Sì, ok, perfetto. Il tipo direi che è assolutamente elettrolotta, ragazzi. O no, elettrobuio, ok, raga, che fail. Che fail, elettrobuio, ok. Bella combo. Tu non avresti dovuto essere qua, però. Cosa pari a fare? Oddio, no. Ma così mi costringe a fare uno spoiler alert. Cosa devo fare, ragazzi? No, a parte che non è spoiler alert perché ormai il gioco è uscito, ma... Oddio, cavolo, questa roba... No, mi sono spoilerato la battaglia finale! Non volevo! No! Fail in diretta, mi sono spoilerato la battaglia finale. Vabbè, ragazzi. Comunque, interessante però sta cosa, cioè... Ora, non penso che c'entri qualcosa perché penso che sia hackerato. Sì, effettivamente... Oddio, cazzo, c'è anche una mossa Z, raga. Queste cose qua le sto scoprendo per la prima volta. E non pensavo che ci fossero. Sto youtuber m'ha trollato. Mi viene voglia di non metterlo il video originale. Questo qua c'ha anche una mossa Z tutta sua. Black Hole Eclipse. Oddio. Black Hole Eclipse. Ok, ragazzi, ho fatto un paio di ricerche e mi sono ricordato come effettivamente Black Hole Eclipse sia in realtà la mossa Z normale di tipo buio. Quindi nessuno scandalo, non mi sono spoilerato nulla, per fortuna. Grazie, padre, signore, ti voglio bene. In ogni caso, ragazzi, io spero che questo breve video vi sia piaciuto. Ovviamente questa qua è una reaction di provo, comunque sperimentale, per vedere se questo format vi piace. Se ovviamente è così, vi invito a lasciare un bel like e proviamo a raggiungere i 400 like per portarvi un'altra reaction su Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Detto ciò, ragazzi, vi invito anche a iscrivervi al canale per non perdervi nessun video e a commentare qui sotto, ovviamente, dicendo la vostra su questo Pokémon e sul video che abbiamo visto. Inoltre vi invito a passare dai social, in particolare da Instagram, per ricevere sempre contenuti esclusivi e comunque notizie riguardo al non caricamento o comunque agli sviluppi del canale, e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.